Ma penso ci sia anche un po' di rammarico perché oggi il pareggio ve lo meritavate. Ah, rammarico c'è quando giochi contro queste squadre e rimani sempre in partita e poi alla fine perdi così e rammarico c'è sempre. Il nostro obiettivo è quello, cioè era quello di rimanere sempre in partita, anche quando siamo entrati dopo il primo tempo il mister ci ha chiesto di stare in partita, che quando, cioè appena si faceva un gol, cioè c'era modo di ribaltare tutto. Poi sul 2-2, poi peccato per i rigori che abbiamo fatto, però siamo soddisfatti della gara che abbiamo fatto. Ora dobbiamo cancellare subito e pensare alla prossima. Senti, questa partita l'avete affrontata molto bene dal punto di vista psicologico. Adesso, questa settimana che si apre, come vuoi affrontarla? Cioè, il nostro spirito è, come abbiamo sempre detto, affrontare partita dopo partita. Questa qua è andata oggi, la cancelliamo e pensiamo già subito alla prossima. E quella dopo contro il Sassuolo, che abbiamo 3 partite nei prossimi giorni, quindi dobbiamo essere concentrati su tutte e 3 le gare. Hai fatto un ottimo lavoro davanti anche per aiutare Dusan, quindi c'è anche un po' di tua firma in questi gol che sono arrivati oggi. Io ho sempre detto, io quando sono in campo cerco sempre di dare una mano alla squadra. Poi quando siamo lì, io e Dusan siamo nella stessa squadra, quindi se lui è messo bene, cioè se è messo meglio di me, io gli passo la palla. Grazie a voi.